Buonasera a tutti, adesso abbiamo un'interessantissima sessione, a mio avviso, che tratta del suolo. Il suolo è sempre più all'attenzione dei ricercatori, ma anche delle istituzioni e delle imprese. Ci tratterà e ci descriverà come un'azienda leader in Italia, come la Nuova Monte, affronta e coinvolta questo tema il dottor Luigi Capuzzi. Il dottor Capuzzi è un chimico, laureatosi a Perugia, ha operato come ricercatore presso l'Istituto Guido Donegani, all'epoca del gruppo Montedison. Si è occupato di varie tematiche, quali la sintesi di feromoni, insetticidi e sviluppo di formulazioni agrochimiche. Successivamente, nel 1995, all'interno del gruppo SIPCAM Oxon, è divenuto responsabile della ricerca e sviluppo del gruppo stesso e direttore del centro ricerca Gagliardini fino al 2008, quando nel febbraio è divenuto il direttore della ricerca e sviluppo in Novamont, una delle aziende leader in Italia nel settore dei biopolimeri, delle bioplastiche. Conosciamo tutti il Mater B, e quindi non penso sia necessario introdurre la rilevanza di un'azienda come Novamont nel contesto delle aziende più innovative del nostro paese. Oggi parleremo di suolo. Ora, prima di dare la parola al dottor Capuzzi, introduco brevemente questa tematica, cercando di inquadrare in un contesto globale e di spiegare come mai abbiamo stabilito opportuno trattare di questo argomento. Il tema, come detto, è la rigenerazione che parte dal suolo. Il fatto che sia necessario intervenire sul suolo oggi è assolutamente condiviso. Addirittura ci sono delle istituzioni europee, quale l'European Court of Auditors, che hanno segnalato come necessario che la Commissione europea stessa abbia un'azione più incisiva nei confronti della degradazione del suolo, del carbonio nel suolo, più in generale della fertilità dei nostri suoli e del carbonio nei suoi contenuti. Ci sono previsioni estremamente preoccupanti relativamente all'effetto della desertificazione sugli stessi suoli, in particolare dell'area del sud Europa, l'area del Mediterraneo dove noi ci troviamo. Le previsioni più pessimistiche parlano di una riduzione di produzione di grano, mais, barbabietola fino al 50% nel 2050, legata al cambiamento climatico e all'effetto di questo sui nostri suoli. Questo ha determinato anche un'attenzione particolare presso le istituzioni europee sul tema e la costituzione di una missione europea sul suolo, di cui il dottor Capuzzi poi ci parlerà. Il potenziale di stoccaggio del carbonio nel suolo, con tutte le varie misure molteplici che si possono adottare, è estremamente rilevante. Si parla di 5,5 miliardi di tonnellate di gas serra riportati nel suolo, sostanzialmente, di questo carbonio riportato nel suolo ogni anno globalmente. È così importante che la IPCC ha trattato in maniera estesa il tema e anche le tecnologie che possono essere impiegate. Qui, ad esempio, una delle varie soluzioni possibili, quella del biochar, per riportarlo nel suolo. Recentemente, parliamo proprio degli ultimi mesi appena trascorsi, numerosi soggetti hanno continuato ad affrontare la tematica dell'offsetting del sequestro del carbonio e soprattutto il sequestro di lungo periodo. Come dicevo, l'Europa è un'area particolarmente critica nella sua regione del Mediterraneo. Abbiamo circa 8 milioni e mezzo di ettari che si stanno marginalizzando. Lavorare sul suolo significa lavorare su tematiche quali alimentazione, energia, acqua, occupazione. E andando a concludere, sempre attenente al suolo, la Commissione e le istituzioni europee stanno lavorando per redigere i nuovi regolamenti dei fertilizzanti, altro tema di cui parleremo con il dottor Capuzzi. E chiaramente la circolarità delle soluzioni comprende necessariamente non solo la parte relativa al carbonio, ma tutta la parte relativa ai nutrienti di cui poi il suolo giustamente necessita per attivare quello che è il microbiota del suolo e tutta l'attività microbiologica. Questo per inquadrare la tematica. Aggiungo solo un elemento: se
in alcuni passaggi della giornata, dell'incontro che stiamo avendo. Siete interessati a porre delle domande al nostro ospite? Vi potete collegare a www.slido.com e introdurre quel codice chat underscore bt underscore 37. Io cercherò di recepire quelle le domande che saranno inviate e riportarle al dottor Capuzzi, invitandolo, diciamo, a darci il suo punto di vista. Bene, a questo punto termino la commissione e lascio al dottor Capuzzi di condividere la sua presentazione e prendere la parola. Lo ringrazio per la sua presenza e il tempo che ci sta dedicando. Luigi, prego. Grazie, grazie Davide per la presentazione, grazie anche per l'opportunità che il Politecnico di Torino dà a Novamont di entrare e di partecipare. Sembra ci siano dei problemi di connessione. Un secondo, sicuramente adesso torniamo a ricollegare il nostro ospite. Sì, come stavo dicendo, l'importanza del suolo, se intanto posso occupare questi pochi minuti che attendiamo il dottor Capuzzi, è tale per cui noi oggi in ambito di regolamenti e direttive che sembrano attenere a tutt'altri contesti, troviamo questa tematica. Un esempio molto semplice e immediato è nella nuova direttiva sulle fonti di energia rinnovabile, la cosiddetta RED 2, che la RED, Renewable Energy Directive, era già stata emessa in precedenza e nel dicembre Chiedo scusa, 2018. ho Prego, provato a prego. disconnettermi e riconnettermi, adesso non so se dare. Sì, ecco, ok. Stavo solo dicendo che queste tematiche sono presenti nella nuova direttiva europea, quindi la direttiva che tratta di energia, oggi vede anche il tema del carbonio nel suolo, il tema della sostanza organica nel suolo, il che fa riflettere, essendo una direttiva che ha tutt'altre finalità. Prego Luigi, a questo punto, se puoi condividere lo schermo, vediamo già. Io, ecco, credo che sia già condiviso, va bene, lo vedi? Ok, Sì, a posto così, puoi procedere. finalmente sì, Ci finalmente ci siamo. siamo, chiedo scusa per l'inconveniente, ma la pratica con questi sistemi è sempre insufficiente. Dicevo grazie Davide per la presentazione, mi scuso per questo disguido, vado subito, diciamo, sull'argomento e mi piacerebbe partire con una breve rassegna di quelle che sono un po' le sfide che abbiamo di fronte, partendo da un libro molto, molto noto, molto famoso, un libro del 1972, che fu, diciamo, la prima iniziativa dell'allora appena nato Club di Roma, diciamo, un think tank, si direbbe oggi, che per primo, fra i primi, si pose il problema. Come dire, che poteva esserci un limite alla crescita e in questo testo, come dire, si provò a fare una stima di quello che sarebbe successo nel secolo successivo. Metodi particolarmente, come dire, complessi, sostanzialmente di tipo matematico, diciamo, gli autori andarono a prefigurare scenari di crescita, cercando di prevedere le varie possibili alternative, e va detto a 50 anni di distanza che sostanzialmente tutte le previsioni che vennero fatte a quel tempo sono state centrate. L'aumento della popolazione mondiale. Nel 2018 eravamo già 7,6 miliardi rispetto ai 3 miliardi e mezzo del 72, l'aumento della concentrazione dei gas serra in atmosfera. L'idea è che quello che ci dice questo rapporto è che nel 2050 avremo un pianeta sovrappopolato e sovrasfruttato con 9 miliardi circa di
di persone sopra e con una produzione, per esempio, tanta di plastica annua di un miliardo di tonnellate. Solo uno dei parametri che il Club di Roma aveva preso in considerazione a quel tempo non è stato rispettato, ahimè, ed è quello della disponibilità di cibo. La disponibilità di cibo che era stata prevista molto superiore rispetto a quella attuale, e questa mancanza, nonostante lo sviluppo tecnologico che ha aumentato la produttività in maniera molto significativa, e questo è proprio dovuto al fenomeno della desertificazione, dell'impoverimento dei suoli e della perdita di suolo fertile. Oggi sappiamo di essere di fronte a un problema molto, molto importante, quello del cambiamento climatico. Sappiamo che per mantenere la traiettoria di riscaldamento globale entro i 2 gradi dovremmo ridurre entro il 2030 le emissioni del 25% e dovremmo fare molto di più per poter rimanere sotto il grado e mezzo. La cosa positiva, se vogliamo, è che ormai quasi più nessuno mette in dubbio che il cambiamento climatico sia un'emergenza. Tutt'altro che invece scontato sono gli sforzi che i singoli paesi e le collettività sono disponibili apparentemente a fare per ridurre le emissioni. D'altra parte, il report dell'IPCC del 2018 ci dice che se superiamo la soglia di incremento di temperatura di 1,5 gradi, aumentiamo il rischio di estinzione per insetti, piante, animali, abbiamo problemi dell'innalzamento dei mari, problemi di inondazioni, l'aumento di eventi meteorologici estremi e soprattutto quello che in questo momento ci interessa particolarmente è l'aumento del degrado del suolo e del fenomeno di desertificazione. Perché ci importa e ci interessa in maniera particolare il suolo? Il suolo, e magari questo non è così ovvio come potrebbe sembrare, è una risorsa eminentemente non rinnovabile. La natura impiega 2000 anni a costruire uno strato di appena 10 cm di suolo fertile, e il suolo svolge una serie di funzioni fondamentali per la vita sulla terra. Provvede a fornirci cibo sano e acqua pulita, a mantenere la biodiversità, a regolare il ciclo dei nutrienti, a fungere da adattatore e mitigatore dei fenomeni di cambiamento climatico, non ultimo a conservare il paesaggio. Ma quello che va osservato è che si tratta di una risorsa a rischio, perché i nutrienti tendono ad esaurirsi. FAO stima che il 33% dei suoli a livello globale oggi è degradato, che il carbonio organico del suolo, che è il principale fattore della fertilità del suolo, ha registrato una perdita stimata a livello globale negli ultimi 2 secoli dell'8%. Sappiamo anche che il 20% della superficie dell'Unione Europea è soggetta a erosione del suolo, con una velocità molto importante, 10 tonnellate per ettaro all'anno, e che ogni anno in Europa si registra una perdita di suolo produttivo per l'agricoltura di 1000 km quadrati. La Corte dei Conti Europea ha stimato che l'area con un'altissima sensibilità alla desertificazione in Europa è aumentata di 177.000 km quadrati in meno di 10 anni. Si tratta di una superficie che è più o meno la metà della superficie dell'Italia, un po' di più della metà della superficie dell'Italia. E per quello che riguarda il fenomeno della desertificazione, ecco, uno potrebbe pensare che questo è un qualcosa che a rilievo per il Nord Africa o per le nostre regioni del Mezzogiorno. In effetti non è così, perché il contenuto di carbonio organico nel suolo, nella fortissima
pianura padana è più che dimezzato negli ultimi 30 anni. Eppure, come dire, l'effetto di stoccaggio del carbonio, il cosiddetto carbon sink, di cui già Davide ha fatto cenno, è una funzione fondamentale, lo serve ad abbassare il livello di CO2 sottraendola all'atmosfera e a immagazzinarla negli ecosistemi terrestri. Questo è un qualcosa, quello dell'impoverimento del carbonio organico del suolo, che noi dobbiamo assolutamente provare, almeno provare a contrastare in vario modo, per esempio Prego. Luigi, scusa, probabilmente hai il microfono non ben posizionato, se lo puoi aggiustare così ti sentiamo meglio, grazie. Va meglio così? Un pochino, sì. Meglio così? Allora proviamo così. Ok, grazie. Dicevo, come possiamo fermare questo fenomeno? Restituendo al suolo il carbonio organico attraverso pratiche sostenibili, per esempio utilizzando il compost. Qui posso fare un veloce riferimento alla cosiddetta iniziativa del 4 per 1000. È stato calcolato che per compensare le emissioni globali di gas serra noi dovremmo restituire al suolo un carbonio organico in ragione del 4 per 1000. Ma noi, come dire, facciamo anche di peggio, perché poi oltre a questo fenomeno, a questi fenomeni di desertificazione legati ai cambiamenti climatici, ci mettiamo del nostro tramite la dispersione di contaminanti che rendono i suoli sempre meno fertili. Una componente della contaminazione dei suoli sono per esempio le materie plastiche utilizzate in agricoltura. Più o meno il 5% del totale dei rifiuti plastici è costituito da plastiche agricoli, in particolare film per la pacciamatura, molto sottili, sono anche molto difficili da riciclare. Oggi noi sappiamo che i rifiuti plastici nel suolo hanno un impatto negativo sulla crescita e lo sviluppo delle colture, riducendo il loro rendimento fino al 15%. Il mercato europeo dei teli di pacciamatura vale circa 80.000 tonnellate all'anno, per il 95% di questa quantità si tratta di prodotti di origine non rinnovabile e non biodegradabile, e delle 76.000 tonnellate di questa tipologia si stima che oltre il 30% rimanga nel suolo e che poi questo prima o poi vada a provocare un rilascio di microplastiche. Le plastiche ovviamente non sono l'unica ragione di inquinamento di sistemi acquatici tramite la loro dispersione nel suolo. L'esempio tipico è quello dei lubrificanti. Oltre il 95% dei lubrificanti che si usano per esempio per le macchine agricole, costituito da oli minerali non rinnovabili e non biodegradabili. Circa il 50% dei lubrificanti usati in tutto il mondo finisce nell'ambiente perché è utilizzato in applicazioni a perdita totale o per evaporazione o per incidenti che possono accadere. Gli agrochimici, gli erbicidi per esempio, sono un'altra fonte importante di inquinamento. Un'altra fonte di inquinamento sono i cosmetici, quelli che ogni giorno noi versiamo nei lavandini di casa. Sono tonnellate di polvere di plastica, di micropolvere di plastica, che derivano dall'uso di prodotti per la cura e per la pulizia. Tutti questi inquinanti, molti di questi inquinanti finiscono poi nell'ambiente marino. Questa è una slide interessante perché mostra come a fronte di 12 milioni di tonnellate all'anno di plastiche che entrano nel,
nell'ambiente marino meno del 20% deriva da pratiche, come dire, inerenti al mare, quindi la pesca o la navigazione, sono 1,7 milioni di tonnellate. La stragrande maggioranza, per 9 milioni di tonnellate, invece deriva da cattiva gestione dei rifiuti nella, come dire, sulla costa. Diciamo questa cattiva gestione poi porta dentro macro e microplastiche che poi come dire, contribuiscono a creare grande preoccupazione anche dal punto di vista sanitario. Oggi sappiamo che ogni chilometro quadrato di oceano contiene circa 63.000 particelle di microplastiche, ma ci sono dei mari in cui queste concentrazioni sono molto superiori. Un esempio di questo è il Mar Mediterraneo, che a fronte della, diciamo, della detenzione dell'1% delle acque mondiali concentra il 7% di tutte le microplastiche, globali. Si stima che nel Mediterraneo ci siano circa 1.250.000 frammenti di microplastica e ogni anno entrano nel mare da 150 a 500.000 tonnellate di plastica, e queste in parte diventano microplastiche, in parte significativa entrano nella catena alimentare. Una possibile soluzione può essere quella del riciclo della plastica, però dobbiamo comunque anche tenere conto che il riciclo della plastica è un qualcosa certamente di utile da promuovere, ma che ancora riguarda ad oggi una frazione minima di quelle che sono le plastiche prodotte. La maggior parte dei prodotti di riciclo sono dei prodotti, dicevo, cosiddetti a cascata, quindi per fare prodotti a valore aggiunto inferiore rispetto agli originali, ma comunque anche tenendo conto di questo, più del 40% delle plastiche prodotte finisce in discarica e oltre il 32% viene comunque disperso nell'ambiente. Quindi sono questioni, come dire, complesse, che necessitano, per essere affrontate, per provare a risolverli, di un cambio di mindset, di un nuovo modello, un nuovo modello di sviluppo. E per questo ci viene in ausilio la bioeconomia. La bioeconomia, soprattutto se declinata come fattore di rigenerazione territoriale. Parlare di bioeconomia e rigenerazione territoriale significa affrontare anzitutto, dal mio punto di vista, il problema di gestione delle risorse. Oggi noi semplicemente, detta proprio in parole termine, buttiamo via una valanga di risorse che sono essenziali per il suolo, in termini di carbonio, in termini di azoto, in termini di fosforo. L'Europa produce 96 milioni di tonnellate all'anno di rifiuto organico, e di queste ne spreca, tra virgolette, circa i due terzi, 64 milioni. Noi consumiamo centinaia di milioni di tonnellate all'anno di fosfati su scala mondiale, li ricaviamo da miniere, queste miniere sono in rapido esaurimento e questi prodotti vengono persi nelle acque superficiali, soprattutto a causa di pratiche intensive di agricoltura e nell'allevamento, mentre potrebbero, come dire, potenzialmente essere riciclati nei vari settori in cui i prodotti a base di fosforo vengono aggiunti negli altri. C'è un'assoluta necessità che è quella di aumentare l'efficienza di utilizzo dell'azoto. Oggi il 69% della dispersione dell'azoto in ambiente acquatico è legato a forme di agricoltura ed allevamento intensivi. Ecco quindi che quello che serve è, come dire,
in questo pianeta che si è riempito di persone, per cui le risorse sono sempre meno abbondanti e meno disponibili, serve un progetto di rigenerazione che parta da sistemi di infrastrutture interconnesse tra di loro, efficienti ed innovative per il trattamento del carbonio organico. Qui in questa slide diciamo c'è un ciclo in cui si immaginano le attività urbane, agricole e industriali che producono rifiuto organico e fanghi che devono essere poi trattati da depurare. Le infrastrutture per il trattamento di questi rifiuti possono da un lato trasformare il rifiuto organico in compost che potrà poi essere restituito al suolo, dall'altra parte i fanghi potranno diventare acqua purificata da restituire al mare senza timore, e poi potremo anche ricavare energia, calore, recuperare fosforo, recuperare prodotti biobased grazie allo sviluppo, all'introduzione di nuove tecnologie. Ecco, da questo sistema che va implementato possiamo immaginare di poter gestire meglio la sostanza organica del suolo. Il carbonio organico del suolo, che è la componente principale della cosiddetta SOM, della materia organica del suolo, e lo stoccaggio di materia organica, di carbonio organico, aumenta la fertilità e la produttività dei terreni, contribuisce a raggiungere l'obiettivo comune di ridurre le emissioni di gas serra. Vedete, è un po' come diciamo, il suolo funziona un po' come se fosse una sorta di conto in banca. Immaginate una famiglia che ha un conto in banca per quanto imponente, se da questo conto in banca noi continuiamo a prelevare, senza che nessuno restituisca rimetta un po' di soldi nel conto, potrà volerci molto tempo, ma alla fine, prima o poi, probabilmente più prima che poi, questo conto si esaurirà. Ecco, questo è quello che dobbiamo evitare, e uno strumento per evitarlo è quello dell'uso del compost. Il compost è un mezzo potente per riportare nel suolo materia organica a partire da rifiuti organici, purché ovviamente questo compost sia un compost di qualità, sia un compost pulito. Sarebbe la classica toppa peggiore del buco se, utilizzando il compost, tramite compost, reimmettessimo per esempio in agricoltura plastiche non degradabili, microplastiche in ambiente, o tutti quegli inquinanti che rimetteremmo in agricoltura se non trattassimo questi materiali in maniera adeguata. Ora, questo può succedere sfruttando il fenomeno della biodegradazione, sostanzialmente un fenomeno opposto a quello della fotosintesi. Mentre in fotosintesi i produttori delle piante convertono l'anidride carbonica in carbonio organica, i microrganismi decompositori invece prendono la materia organica e la trasformano in anidride carbonica ed acqua e magari che crescono nella loro biomassa. Quello che resta di questa biomassa è compost che può essere utilizzato. In una logica di bioeconomia circolare che metta al centro la qualità del suolo e dell'acqua e che possa contare su una rete efficiente di impianti di trattamento degli stream solidi e liquidi di rifiuti, la biodegradabilità e la compostabilità di alcuni prodotti
diventa un importante valore aggiunto, perché diventa una garanzia del fatto che sostanze persistenti non si accumulino nelle acque depurate, nei fanghi, nel compost, e che quindi acque, fanghi e compost possano tornare nei terreni ripristinando fertilità e chiudendo il ciclo del carbonio. Quindi avremo bisogno di prodotti biodegradabili nel suolo per tutti quei prodotti per uso agricolo che creano problemi di accumulo, per esempio gli erbicidi, la pacciamatura agricola, i sistemi di rilascio controllato di fertilizzanti e di agrofarmaci. Avremo bisogno di prodotti biodegradabili in acqua per quei prodotti che potrebbero creare problemi di accumulo nei fanghi di depurazione, nel caso di additivi non biodegradabili per cosmetici e detergenti. Avremo bisogno di prodotti degradabili in compostaggio per quelle applicazioni e in tutte quelle applicazioni in cui i materiali e gli oggetti possono essere inquinati da residuo di cibo e che quindi impedirebbero di conferire questi residui di cibo a un impianto di compostaggio se non fossero sufficientemente veloci nella loro biodegradazione. Possiamo attivare questo tipo di modello, come dicevo anche in parte prima, costruendo un nuovo rapporto tra città e cibo, ridisegnando alcuni prodotti una logica di ecodesign, finché non si accumulano flussi solidi e liquidi di rifiuto, sviluppando una rete di impianti di tecnologia adeguata per il trattamento di acque e di residui alimentari. Vedete in questa slide, possiamo prenderla, essendo circolare, da qualsiasi punto, possiamo partire appunto dai sistemi urbani che generano dei rifiuti, che possono essere raccolti in maniera intelligente e differenziata, conferiti agli impianti di trattamento per generare compost, da cui ricavare carbonio organico da destinare alle aree marginali per aumentare la fertilità e acqua purificata. Dalle aree marginali possiamo immaginare di raccogliere nuova biomassa e nuovi prodotti da trasformare in bioraffinerie ad hoc, producendo prodotti biodegradabili o biobased che provengono da queste zone, rinforzando quindi il sistema che diventa un sistema che si autosostiene e si autoalimenta. Ecco, che questo problema sia un problema importante all'ordine del giorno dimostra quello di cui aveva accennato Davide, cioè il fatto che la Commissione europea, che ha istituito dopo la sua costituzione 5 missioni su temi particolarmente importanti, le città, il mare, i cambiamenti climatici, il cancro, ecco, una di queste 5 missioni è proprio quella della salute del suolo e del cibo. Questa Mission Board supporta la Commissione nell'individuare soluzioni alle sfide per migliorare la sicurezza alimentare e la qualità del suolo, e ha raccomandato che venga garantita che il 75% dei suoli di ciascun paese raggiunga entro il 2030 uno stato di buona salute. L'idea è che attraverso un approccio sistemico, quindi ricerca e innovazione, creazione di soluzioni, misurazione e dimostrazione attraverso lo studio di casi reali con aziende che diventano veri e propri laboratori, si possano come dire, implementare dei cambi di politiche e pratiche quotidiane degli agricoltori, delle industrie e creare nuova anche consapevolezza e nuove attitudini dalla parte dei consumatori. Ovviamente parte integrante dell'attività di questa mission è quello di, come dire, ingaggiare la società attraverso la formazione e l'educazione con un approccio olistico, promuovendo la multidisciplinarietà e la sistemicità dell'approccio, mettendo insieme
formazione scientifica, tecnologica, ma anche umanistica, e come dire, valutando esperienze sul campo, condividendo progetti di territorio capaci di catalizzare una molteplicità di iniziative. A supporto, direi, di questa iniziativa importante della Commissione europea, in Italia è nata per iniziativa dell'Università di Bologna, di Coldiretti, di Novamont e del Politecnico di Torino, la ReSoil Foundation, Fondazione ReSoil, per la rigenerazione di un suolo pulito e salubre, in cui, come dire, scopo di questa fondazione, che è una partnership fra realtà di ricerca, di industria, di innovazione e di agricoltura, è quello di diffondere e implementare a livello italiano gli obiettivi fissati dal piano d'azione della Mission Europea, promuovere la scienza partecipata, fare il proprio, come dire, la propria parte nell'educare, formare e coinvolgere i cittadini, dimostrando e replicando le buone pratiche, utilizzando appunto questi esempi virtuosi e misurando soprattutto gli impatti e quindi verificando l'efficacia di determinate azioni. Fra gli obiettivi della Fondazione ReSoil c'è quello di creare un inventario dei progetti relativi alla salute del suolo e prodotti biobased a livello nazionale, diffondere il ruolo chiave del suolo e dell'innovazione in una logica di rigenerazione territoriale e sviluppo di filiere integrate, sostenere la promozione della materia organica del suolo e, come dire, cercando di dare a questo aspetto almeno la stessa dignità che viene data alla bioenergia, anche in termini, come dire, di incentivi economici, oltre che supportare lo sviluppo di sistemi virtuosi di raccolta di rifiuti in città e supportare lo sviluppo di sistemi di trattamento di rifiuto organico per la produzione di materia organica di alta qualità, oltre a sostenere anche la produzione di standard elevati di salute e fertilità del suolo e sistemi irrigati, solo, come dire, misurando gli effetti e dandosi degli standard elevati che si può pensare di ottenere dei risultati. Ecco, alcuni minuti, se c'è ancora tempo, per spiegare perché Novamont, diciamo, è entrata a far parte e ha promosso questa iniziativa. Novamont oggi è stata, come dire, riconosciuta come una benefit company, certificata di corporation, azienda leader nel settore delle bioplastiche e nei biochemicals ottenuti integrando chimica ambiente ed agricoltura. Diciamo che lo status di società benefit certifica che Novamont opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente e vari stakeholder. Noi siamo nati negli anni 90 come centro di ricerca e manteniamo nel DNA la rilevanza della ricerca nel nostro status. Il 5% degli investimenti e più del 20% delle persone è dedicato ad attività di ricerca, sviluppo e innovazione, ma oggi siamo anche e soprattutto una struttura industriale con un fatturato significativo che occupa oltre 600 persone, e quello che noi teniamo particolarmente è, come dire, la nostra funzione di centro di formazione. Ci sono oltre 400 attività formative negli ultimi 20 anni dedicate a giovani ricercatori di vario genere, e queste attività formative molte volte hanno costituito poi la base per la crescita e lo sviluppo delle nostre attività
delle nostre attività di ricerca. Negli anni, dagli anni 90, Novamont ha promosso un modello di bioeconomia circolare avente al centro il suolo, in grado di rigenerare i territori, un modello basato su tre pilastri: un pilastro industriale basato su reindustrializzazione di siti dismessi, non più competitivi, riportati in vita grazie alle iniezioni di tecnologie proprietarie prime al mondo, così da dare vita a bioraffinerie integrate con il territorio tra loro interconnessi. C'è poi la gamba agricola, che mira a sviluppare filiere agricole a basso impatto ambientale, valorizzando terreni marginali non in concorrenza con il cibo, integrate col territorio, collegate con le bioraffinerie, e poi i prodotti che arrivano sul mercato, intesi non come prodotti sostituti di altri prodotti equivalenti, da fonte tradizionale, ma intesi come soluzioni uniche e sostenibili di specifici problemi ambientali e sociali connessi con la qualità di acqua e suolo. Il nostro modello è basato sulla bioraffineria integrata nel territorio, cioè a partire da filiere agroindustriali che valorizzano la biodiversità e le materie prime locali, si ottengono la produzione di una gamma di bioprodotti, bioplastiche principalmente, ma anche prodotti ad alto valore aggiunto, biolubrificanti, ingredienti per cosmetici e per erbicidi. Questo lo si fa rispettando le specificità locali, valorizzando terreni abbandonati e marginali, e creando nuove opportunità per tutta la filiera, collaborando con gli attori del territorio, a partire dagli agricoltori, dalla ricerca, da altre partner industriali, cittadini e associazioni. Particolarmente importante per noi è lo sviluppo di filiere agricole a basso impatto ambientale. Noi abbiamo lavorato e stiamo lavorando a promuovere colture oleaginose con minima esigenza idrica, quindi che possono essere quindi coltivate in aree non eleggibili per normali produzioni per fare cibo. Lavoriamo per la diffusione di un'agricoltura sostenibile attraverso formazione e informazione sulle buone pratiche della gestione del suolo, e sviluppiamo prodotti per ridurre l'impatto ambientale, come quelli per la faccinatura biodegradabile, lo sviluppo di erbicidi per il controllo delle infestanti a partire da fonti vegetali alternative a prodotti considerati particolarmente inquinanti, il tutto in stretta collaborazione con gli agricoltori e con le associazioni di categoria. Qui sono citati due accordi con Coldiretti per la coltivazione del cardo e per l'olio di girasole. Per quello che riguarda i prodotti, il marchio con cui siamo più noti, quello del Mater B, prodotti appunto intesi come soluzione di specifici prodotti, specifici problemi ambientali, caratterizzati soprattutto dall'essere biodegradabili in compostaggio industriale, domestico, nel suolo e nell'ambiente marino. L'idea, come vi dicevo, non è quella di creare un prodotto per semplice sostituzione di prodotti che già esistono, ma cercare di dare una mano alla risoluzione dei problemi che abbiamo visto. Per esempio, un prodotto biodegradabile che finisca insieme al rifiuto organico, ai rifiuti di cibo, può fare in modo che si fermi la pratica di spedire in discarica questo rifiuto, e quindi questo rifiuto potrà essere correttamente smaltito a creare compost, elemento chiave, come abbiamo visto prima, per la fertilità del suolo. Quindi quello che è molto importante per
quello che riguarda proprio ci riguarda nello sviluppo delle applicazioni in materia di identificare quelle relativamente poche applicazioni in cui biodegradabilità e compostabilità rappresentino un vero valore aggiunto e non semplicemente una bandiera di marketing da sventolare. Pensiamo quindi ai sacchetti per la raccolta differenziata, allo shopper che diventa sacchetto per la raccolta differenziata una volta terminato il suo utilizzo fondamentale. Pensiamo ai teli per la pacciamatura che vengono utilizzati in agricoltura, che sostituiscono appunto, che possono sostituire prodotti non degradabili, riducendo quindi le possibilità di inquinamento in un'area in cui c'è un elevato tasso di dispersione dell'ambiente. Stiamo trovando applicazioni sempre più interessanti nel settore del packaging e in quel settore, come dire, del food service monouso, che certamente va ridotto, va utilizzato con attenzione, ma che consente appunto, nel momento in cui viene utilizzato con attenzione, di semplificare la gestione del rifiuto quando non è possibile, non è pratico utilizzare prodotti lavabili e riutilizzabili. Pensiamo ai grandi eventi, alla ristorazione collettiva, ma pensiamo anche a tutto quanto sta succedendo adesso, no? Con le problematiche legate alla pandemia, le difficoltà quindi anche del settore food per questo aspetto. Non solo plastiche, come vi dicevo, anche ingredienti per cosmetici, biolubrificanti a partire da prodotti ricavati per esempio da oli vegetali, dallo stesso olio vegetale possiamo anche ricavare l'acido pellargonico, un erbicida che oggi può competere in alcune applicazioni con prodotti ad alto rischio e che creano grande preoccupazione per vari motivi come il glifosato. Vi dicevo, i nostri prodotti sono sostanzialmente tutti caratterizzati dall'essere biodegradabili e compostabili. La biodegradabilità in compostaggio è una proprietà complessa che richiede, come dire, che vengano soddisfatti almeno quattro requisiti: la biodegradabilità vera e propria, a confronto con lo standard positivo della cellulosa, ma anche una disintegrazione che deve essere ancora più rapida della biodegradazione. La disintegrazione dell'oggetto deve avvenire in tre mesi al 90%, ovviamente poi il prodotto deve degradarsi, ma non deve dare effetti negativi legati per esempio a presenza di metalli pesanti o effetti fitotossici nel momento in cui il compost che si genera poi viene usato per l'agricoltura. Tutti i prodotti, dicevo, a base di Mater B sono biodegradabili in compostaggio, alcuni sono tutti i prodotti che vengono utilizzati per l'applicazione agricola sono anche biodegradabili nel suolo, quindi non c'è necessità di rimuoverle a fine del ciclo perché si biodegradano completamente grazie all'azione di microorganismi senza effetti nocivi. I prodotti sono anche, i nostri prodotti sono stati in grado di dimostrare, grazie anche al lavoro fatto da noi, da tutti gli docenti in collaborazione con l'IDRA, con l'Università di Siena, sono stati in grado di dimostrare che il Mater B degrada anche rapidamente, rapidamente, in meno di un anno, con una velocità sostanzialmente pari a quella della carta utilizzata come riferimento in ambiente marino. E la cosa interessante da notare è che la velocità di degradazione del Mater B è tanto maggiore quanto minore la dimensione delle particelle, una cosa abbastanza, come dire, comprensibile, abbastanza evidente, ma questo ha una conseguenza importante, che particelle con dimensioni microniche su microniche si degradano completamente in 20-30 giorni e quindi prodotti di questo genere non rilasciano microplastiche persistenti in ambiente. Questo è molto importante, ma attenzione però, non significa questo
che il prodotto biodegradabile è la soluzione, come dire, definitiva al problema del marine recovery. Guai se, come dire, utilizzando la leva della biodegradabilità dessimo l'impressione di dare licenza di inquinare e possibilità di gettare materiale. Si tratta di una sorta di cintura di sicurezza, un fattore di mitigazione del rischio legato alle pratiche attuali non sostenibili. Ancora un paio di slide per mostrarvi i risultati di un caso di successo, quello che noi consideriamo un caso di successo, cioè la raccolta differenziata del rifiuto organico a Milano. Oggi Milano è la prima città europea sopra 1,5 milioni di abitanti per la quantità di raccolta differenziata che riesce a fare. Ha iniziato un progetto di raccolta porta a porta del rifiuto umido del 2012, oggi raccoglie circa 100 kg pro capite con 95% di purezza all'anno di rifiuto umido. Luigi, dovremmo andare a chiudere, se possibile. È l'ultima slide, un modello, quello di Milano, che poi dà origine che può essere moltiplicato. Quello che abbiamo dimostrato in Italia è che a partire dalla filiera delle bioplastiche è nata una piattaforma di cooperazione che ha portato l'Italia ad essere al primo posto in Europa per il riciclo del rifiuto alimentare. Vedete lì i numeri, l'Italia raccoglie il 47% del rifiuto organico, c'è ancora quindi tanto spazio da fare, ma in Europa se ne raccogliono soltanto il 16% del rifiuto organico. E questo è stato fatto anche grazie, direi soprattutto, anche all'introduzione della legge sui sacchetti. Ultimissima cosa, mi preme dire. Dai dieci anni dall'introduzione della legge, il consumo di shopper in Italia si è più che dimezzato. Siamo passati da 180.000 a 78.000 tonnellate di shopper. Ma si tratta di una catena di valore tutta europea, e in gran parte italiana, a fronte di una catena di valore che invece aveva la maggior parte del valore nell'est asiatico. Un risultato importante di rigenerazione anche a livello economico di tante aziende in difficoltà che si sono rilanciate con questo settore. Un esempio di come si possa fare di più con meno. E questo è uno dei cardini, direi, della bioeconomia. Grazie Luigi. Molto, molto interessante, numerosi spunti. Io ripeto, ci sono rimasti pochi minuti, ma su www.slido.com all'indirizzo chat_bt_37 è possibile mandare delle domande. Intanto, anche se il tempo è molto breve, alcune curiosità che mi sono mi sono emerse nel corso della tua presentazione. Una, quali plastiche, quali bioplastiche ovviamente, sono più adatte ad andare in digestione anaerobica? C'è qualche differenza tra i vari prodotti fatti con il Mater B? Vanno direttamente in AD e poi in compostaggio, oppure meglio andare direttamente in compostaggio in taluni casi, o è indifferente? Ma dunque la digestione anaerobica è una tecnologia con dei tempi rapidi e quindi temperature anche magari più elevate, e quindi non sempre un materiale che è facilmente biodegradabile in compostaggio risponde bene alla digestione anaerobica. Dal nostro punto, ovviamente i materiali amidacei hanno più facilità anche in digestione anaerobica. Dal nostro punto di vista un processo che combini le due tecniche, che quindi magari sfrutti velocemente la capacità di generare metano per poi essere trasformato il residuo essere trasformato in maniera più un pochino più lenta in compost, potrebbe essere una pratica che mette insieme questi due aspetti. Certo.
Ora, col nuovo regolamento dei fertilizzanti è possibile anche carbonizzare questi prodotti, magari quel 90% di CO2 che hai fatto vedere che va in atmosfera durante la fase di compostaggio, forse riusciremo anche a tenerli in carbonio organico nel suolo. È uno spunto Certo. interessante, faremo delle ricerche su questo. Altre due cose velocissime, quindi in estrema sintesi per chi ci ascolta. Secondo voi, quali sono i settori più adatti? Te giustamente hai detto che non tutti i settori sono uguali per introdurre biopolimeri, giustamente. Quindi dovessi dire, diciamo, a chi adesso sta ascoltando, quali sono le aree più idonee, diciamo, almeno per una prima introduzione dei biopolimeri a grande scala, nel coso al di là ovviamente dei ben noti sacchetti, diciamo, il Mater B che conosciamo tutti, ma in senso più ampio, quali sono i segmenti di mercato più consoni alla conversione al bio? Ma lì dobbiamo, come dire, fare una distinzione probabilmente fra prodotti biodegradabili e prodotti diciamo, da fonte rinnovabile. Allora, nella parte prodotti biodegradabili, le applicazioni più importanti sono quelle sostanzialmente di cui abbiamo parlato, c'è molto spazio nel food packaging, per esempio, cioè ovunque ci sia alla fine un fine vita in cui il rischio di dispersione è elevato o c'è la No. più o meno certezza che ci sia una commistione fra rifiuto organico e materia plastica, allora la biodegradabilità diventa un valore aggiunto significativo. Quando un prodotto può essere più facilmente riciclato, adesso l'esempio che faccio sempre è quello delle bottiglie di plastica per l'acqua. No? Una bottiglia d'acqua in PET è un rifiuto pulito che può essere riciclato. Non c'è necessità per questo tipo di oggetto che come dire, si consumi della biomassa importante e preziosa per. Possiamo riciclarlo, dobbiamo migliorare, dobbiamo eventualmente pensare a degli oggetti che possano più facilmente essere riciclati, quindi preferire per esempio monomateriali a miscele complicate il cui riutilizzo, il cui riciclo diventa magari possibile in teoria, ma sostanzialmente impraticabile. Diverso il discorso invece sulla rinnovabilità, lì si tratta caso per caso di giudicare se il fatto di avere una provenienza da fonte rinnovabile, a seconda del tipo di processo, a seconda del materiale che si sostituisce, ha comunque un significato in senso di abbassare e di asserra l'energia non rinnovabile. In questo caso direi lì il discorso è. Ma questo secondo me, Davide, è vero in generale, bisogna cercare di essere laici, non, come dire, e di valutare sempre caso per caso. Bio non è sempre necessariamente buono, Mi piace fossile molto non è questa sempre nota. necessariamente cattivo, vediamo volta per volta se il processo da fossile, per esempio, è un processo non ottimizzato, molto energivoro. Allora può assolutamente valere la pena, magari anche per applicazioni diverse. L'ultima domanda, Luigi, è proprio una curiosità che hai trattato velocissimamente, fatto vedere una slide, confesso la mia ignoranza del settore. La Novamont è diventata una B Corporation. Hai velocemente trattato, giusto ci puoi spiegare un po' meglio che cos'è una B Corporation, chi c'è dietro questa organizzazione, quali altre magari realtà ne fanno parte, giusto per inquadrarla, ecco. Ma guarda, in Italia da qualche anno, non molti, come dire, è stato riconosciuto la possibilità di diventare la cosiddetta benefit company, cioè una compagnia che, come dire, non mette al primo e all'unico, come dire, posto come nella propria missione quella di creare valore per gli azionisti, ma senza diventare, come dire, un ONG o un'organizzazione non a scopo di lucro, continua a essere un'organizzazione che vuole fare dei
degli utili, ma tiene conto anche del, come dire, di diversi stakeholders, delle comunità, dei suoi lavoratori, dei clienti, diciamo in maniera olistica. Questo si può fare a livello di statuto dell'azienda, e c'è una legge in Italia, approvata credo 3 anni fa o qualcosa del genere, che consente e che riconosce questo tipo di organizzazione. Fra le benefit company poi c'è un sistema di certificazione chiunque può lavorare e diventare una benefit company, dopodiché può chiedere questa certificazione, questa B Corp, che invece viene rilasciata da un istituto indipendente. Diciamo che ci sono aziende, molte sono piccole e medie aziende, ma ci sono anche aziende direi molto più grandi. Danone sta per esempio convertendosi a B Corp, per ora alcune delle sue divisioni, delle sue partecipate o consociate sono certificate B-Com, e probabilmente tutto il gruppo lo diventerà nei prossimi anni. Patagonia è considerata da questo punto di vista un'azienda di eccellenza per quello che riguarda il ranking che poi ottenuto. Devo anche dire però che nuovamente al suo ingresso in questo sistema di certificazione ha ottenuto un ranking molto elevato che ci ha reso parte della mente. Grazie, perché ci hai aperto una finestra su un tema molto importante. In fondo è un modo diverso di misurare le attività in aggiunta a quella del PIL. Ora siamo andati in extra time, quindi mi tocca necessariamente chiudere. Ringrazio il dottor Capuzzi per l'interessantissima presentazione, che ha aperto molti spunti, molti fronti su cui sono sicuro torneremo anche nelle future edizioni, certamente della Biennale e ovviamente delle attività di R&D, e speriamo che la nostra comune fondazione adesso inizi a marciare forte e a portare la voce dei nostri argomenti in ambito nazionale e internazionale. Grazie ancora Luigi, grazie a tutti e un grazie caro a te, grazie a voi. Grazie.